Cari quaddisti, buongiorno ed eccoci per il nostro video articolo tecnico diciamo centrato sulle competizioni. Quindi in questo video articolo tecnico parleremo delle tipologie di batterie per i prodotti Racing 450, prodotti che diciamo nati per correre, cioè da usarsi esclusivamente in crossover, quindi ne escluderei un utilizzo amatoriale. Comunque parliamo di batterie per i 450 nati per correre. Sono batterie che potete utilizzare tranquillamente su un 300, su un 300 monomarcia senza alcun tipo di problema, 250, 300, comunque motorizzazioni fino a 450 centimetri cubici. E parliamo nell'esplicito di batterie adatte ad essere utilizzate su motori super compressi, magari senza alzavalvole, quindi prodotti da competizione che comunque svolgono una vita essenzialmente da competizione. Ciao, mettiamo anche quella perché ha ancora gli adesivi, quindi prodottino Alliant. Allora, ecco qua un esempio: Access 450 preparato gara. Altri prodotti tipici come Quad, Honda 450, Suzuki LTR 450, Yamaha 450, competizione, tutti prodotti da cross. Quindi escludiamo la batteria da 20 A che è presente sul Triton di serie o sul Triton 400, parliamo esclusivamente di batterie da competizione. Quindi su prodotti 450 Racing tipo KTM, tipo Honda, tipo Yamaha, tipo Suzuki, tipo Kanama, abbiamo delle batterie molto compatte, batterie Racing. Partiamo, sconsigliabile andare, se utilizzate una batteria al piombo, al di sotto dei 12 A. I 12 A sono per ora, sono l'amperaggio minimo da utilizzarsi per un prodotto 450 ad alta compressione. Non scendete mai sotto i 12 A per un utilizzo amatoriale, signori, stiamo parlando per un utilizzo amatoriale. Allora, parliamo di top batterie: Pantera Extra Power Energy YTX12BS, prodotto da gara, batteria convenzionale. Ovviamente diciamo che la più potente tra queste tre, questa piccolina, quella da utilizzarsi, vi facciamo vedere l'Alliant grande perché ancora gli adesivi, lo troverete con questi adesivi, comunque il prodotto l'X2. La più potente tra queste tre è questa, da ridere, però è lei. Allora, in un prodotto da competizione l'unica cosa che conta, fondamentalmente non essendoci ovviamente fari o altri utilizzi, sono gli ampere di spunto. L'X2 ha praticamente il doppio degli ampere di spunto e questa piccolina con batteria al litio ha 200 ampere di spunto, che è una follia vera per una batteria del genere. Comunque, signore, la più potente è questa. Passiamo ai pesi. Allora, batterie convenzionali, i mezzi di solito sono allestiti con questo tipo di batterie, stiamo parlando di mezzi da competizione, li comprate diciamo pronto gara, hanno sotto batterie di questo tipo. In questo caso questa è una Pantera potenziata, comunque sempre stiamo parlando di batterie da 12 A. 12 A. Andiamo al peso sul mezzo da gara, ovviamente importantissimo, partendo dal fatto che le caratteristiche delle batterie sono adatte a un utilizzo di 450 cc. Allora, partiamo dal peso. Pantera YTX12BS 2,848 kg, eccolo qua, più l'acido che dovrebbe essere 1,8 Hz, 822, quindi 2,8 kg più 822, facciamo un 3,6 kg, un 3,7 kg, quindi segniamoci i 3,7 kg, 3,7. Poi sempre panterino, questo è un prodottino Racing, batteria gel, è molto valido per le competizioni, però signori è una batteria un po' problematica da utilizzarsi. La pesiamo, confermiamo 1,7 kg.
al gel la batteria 1 o 2 partenze, poi non ce la fa più, deve essere ricaricata, quindi ogni volta che uscite di pista collegate al caricabatterie e si ricarica perfettamente per la prossima entrata. Comunque un prodotto particolare competizione, fino a poco tempo fa non c'erano soluzioni per scendere sotto i 3,7 kg ed arrivare ai 2,8 kg, scusate, al 1,7 kg, e avevate queste batterie in gel, altro non c'era, o vi tenevate 2 kg in più o avevate una soluzione di questo genere. E adesso vediamo alle batterie al litio dell'ultima generazione, stiamo testando l'Aliant da 6 mesi ed eccoci qua con la nostra Aliantina, confermiamo 890 grammi, quindi 0,89 kg. Signori, avete quindi le tre batterie, noi le abbiamo utilizzate tutte e tre, questa è nuova ma ne abbiamo utilizzato una identica, e vi possiamo dire che con la Pantera, nessun con la Pantera YTX12 nessun problema, l'unico problema sono i 3,7 kg. Con la Pantera Racing in gel, molta attenzione alla manutenzione della batteria, trattasi quando uscite di pista di collegare il caricabatteria, ma al di là di quello la batteria regge benissimo senza nessun problema. Certo il mezzo deve partire subito, non può impiegare tanto a partire perché la batteria non ce la fa. Aliant Battery, la più leggera, la più potente, al litio, una batteria spettacolare. Nessun tipo di problema, ancora più affidabile, potente. Noi la riteniamo più potente della 20 A, figurarsi se parliamo della 12. Con questa batteria noi abbiamo risolto effettivamente qualsiasi tipo di problematica tecnica e abbiamo avuto un guadagno di 3 kg rispetto a una batteria al piombo da competizione leggera, oppure abbiamo guadagnato 1 kg rispetto a una batteria da competizione in gel, che sinceramente è un attimino proprio al limite sul 450, ma proprio al limite. Comunque, se non andiamo a parlare di litio, la soluzione più leggera di batteria in gel è questa batteria. Marchio Pantera, buonissimo marchio, noi utilizziamo qua in caso di batteria normale, utilizziamo l'Aliant in caso di batteria al litio. Quindi con queste tre tipologie di batterie voi avete la possibilità di scegliere quale sia il vostro prodotto ottimale per l'utilizzo che fate del vostro 450 da competizione. Un piccolo richiamo, vi ricordiamo che il prezzo dell'Aliant Battery modello X2 consigliato per i 450 da competizione è di 100 euro 198 i vati al pubblico, prezzo che non è poi tanto distante da una Pantera in gel ed è meno del doppio rispetto a una 12 ampere per motori da competizione comunque tradizionale. La durata dell'Aliant, delle batterie al litio, è valutata in 1000 cicli di ricarica. Ciclo di ricarica vuol dire batteria piena, batteria vuota. Se guardiamo la batteria in gel, forse arriviamo a 10, per una batteria convenzionale forse arriviamo a 5, forse però quando scaricate completamente una batteria al piombo o una batteria in gel, ricordatevi che la batteria perde 10-20% della sua capacità, cosa che invece non capita minimamente la batteria al litio. La batteria al litio ha una durata media di 5 anni, contro sinceramente per quanto riguarda un utilizzo gara una durata massima di 1 anno per quanto riguarda le batterie. Con quella in gel è difficile che voi ci facciate 1 anno, ce la fate con quella al piombo. Signori, quindi ricapitoliamo, 4,50 da competizione, 3,8 kg, scusate, 3,7 kg, batteria convenzionale rinforzata, 1,7 kg, 1,8 kg, batteria in gel, piccolina da competizione, giusto per farlo partire. 0,89, facciamo 0,9 kg, batteria al litio, ma per l'eccesso, la più potente, la più affidabile della categoria. Signori, da quaddisti.it, dal vostro Fiero, un piccolo articolo tecnico sulle caratteristiche delle batterie per il vostro 450. Prima di chiudere, ricordiamo le temperature di funzionamento
Entrambe sono date, scusate, entrambe, tutte e tre sono date dai meno 30 ai più 60. Vi ricordiamo che noi le abbiamo provate a meno 15 e hanno funzionato tutte e tre. Le abbiamo provate a più 30 e hanno funzionato tutte e tre ai più 60 e ai meno 30 non ci siamo arrivati. Ma insomma, in temperature limite, crediamo che meno 15 gradi siano una temperatura veramente bassa. Signore, acquedisti.it, dal Fero, un saluto.